Bello, ragazzi, ragazzi, al vostro GCC video dove andremo a parlare di nuovo di Farming, perché il video di ieri vi è piaciuto, a me, da quanto ho visto, tantissimo. Ho fatto meno di 185 views per adesso, in meno di 24 ore a questo punto. Vi ringrazio veramente tantissimo. Faccio qualche buggettino perché le views di un video sono andate in un altro. Comunque, noi abbiamo fatto più di 250 views in totale in due video. Adesso altre farm perché mi sono piaciute. Partiamo subito, direi, con quella di meloni barra zucchero. La farò di meloni perché ci sono abituato, perché ce l'ho nel mio mondo. I materiali sono questi: semi di cocomero barra zucca, non dovete prendere, dovete vedere uno, quello che vi serve. Del vetro, io userò quello lime perché è un po' più estetico. Una zappa di diamante, comunque una zappa in generale, casse, observer, luminite, acqua, redstone, e blocco a caso, io uso lo cacciatore slime, i pistoni non appiccicosi e dell'erba. Prendiamo tutto, io prendo questo, come ho detto prima, voilà. Allora, partiamo subito con la fama. La fama è veramente molto semplice, come tutte le altre praticamente. Iniziamo da prendere intanto la terra e iniziamo a fare una cosa del genere. Poi, subito dietro, diciamo come blocco temporaneo, io ci metto questi e sopra, anzi scusate perché in effetti qua devo metterci questo, ci mettiamo l'acqua che poi servirà per inumidire, diciamo, questo blocco, così non si secca, diciamo. Perfetto. Adesso sopra questi, anzi, mettiamo subito a questo punto, così non ci sbagliamo dopo. Facciamo così, già, così, e mettiamo. Quindi qua ci sarà il nostro cocomero. Qua perché si è, ok, è un po' un monello. Perfetto, si sta già creando il nostro, la nostra anguria, perché appunto così al massimo, aspettiamo un attimo che cresca, anzi, prendiamo un attimo la bone meal, che è questa, e la facciamo crescere al massimo. Perfetto, infatti si sono già creati i meloni, un melone è partito, adesso stiamo aspettando l'altro. Pistoni, esattamente. Qui, non appiccicosi, qua. E qua che adesso la divisione della farm è così da davanti ed è così da dietro. Perfetto. E qua ci mettiamo un observer in direzione, usate il tasto shift in direzione così e quindi deve venire così da dietro e così da davanti. Togliamo un attimo questo. Davanti ci mettiamo esattamente degli hopper che prenderanno il. Non ho preso gli hopper. Scusate. Che prenderanno le angurie barra le zucche che dropperanno. Che verranno droppate, scusate. Adesso bisogna mettere una cassa. Io la metto doppia perché produce veramente tanto. Quindi cassa doppia. Lag. Qua non parte ancora perché ovviamente non c'è ancora segnale di pietra rossa. E qui bisogna mettere questa rivolta in questo senso. E questa attaccata a questa. E questa attaccata a questa nel modo che quando. Anzi, faccio vedere dopo. Così capite subito. Adesso basterà fare una cosa del genere e mettere della pietra rossa, polvere di pietra rossa, scusate, esattamente tutto dietro, quindi così, così, così e così mi pare che sia, anzi no, qua sopra non dovete metterlo. Poi attorno ci mettete una rivestitura così da non rovinare la farm. Anche di renderla un po' più carina, potete farla boh,
con i blocchi che volete, anche un po', con un po' carina, così molto ignorantella. E vediamo un po' perché non parte. Allora, la panna in realtà funzionava, solo che prima non ha funzionato. Adesso di sicuro funziona, prima probabilmente è un po' laggato, comunque adesso funziona. Vediamo un po' se si mette, non credo che adesso devo un attimo. Ecco, infatti, perfetto, quando si mette, quando crescerà, il coso andrà così. Quindi tutto andrà in questa cassa. Piccolo, diciamo, aggiunta, se volete, diciamo, averla, fare un po' più ampliata, fate una cosa del genere e così vediamo un po', così che non va niente, la lasciate così, poi al massimo fate cassi in più. Però vabbè, adesso la farm è di sicuro funzionante, come vedete produce veramente tanto. Adesso aspettiamo un po' e vediamo quanto ne ha prodotto entro un tot di tempo. Se volete aggiungervi, che forse va anche meglio la farm, dovete mettere le lumine qua, così diciamo che la farm ha anche la luce, non naturale, ma almeno un po' di luce. Adesso vediamo un po', dovrebbe andare, infatti appena andata l'avete visto il funzionamento, ma eccolo qua, si produce veramente veloce, siamo già a 47, veramente veramente. Passiamo alla seconda farm. La prossima è una farm di basalto, quello stavo nel Nether. La farm funziona leggermente meglio se è nel Nether, ma comunque nell'Overworld sarà un po' più lenta, ma comunque andrà. Allora, piazziamo un blocco a 3 di distanza dall'alto, così, e poi mettiamo delle trapdoor al fine di formare una mini gabbietta e poi spacchiamo pure un po' che non ci serve più. Perfetto. Poi, il blocco accanto. Ci mettiamo qui esattamente, voilà, ci mettiamo un blocco che vogliamo noi, tipo, non capire la metà. Oh, ok, io metterò la soul soil, che sarebbe questo, siamo anche, si sta anche un po' a tema. Si sta anche un po' a tema, così. Anzi, ancora meglio se si usa, che ne so, questi, comunque sono sempre molto nederosi. Così. La farm adesso è così. Blocchettino dietro. Perfetto. La farm è molto efficiente, ma anche basta avere, diciamo, una molta pazienza, però anche comunque a piccare nel basalto. Così bisogna prendere il ghiaccio blu, attenzione, non né ghiaccio compatto, attenzione, è molto importante. Il ghiaccio blu sarà questo qua, molto più blu. Si sarebbe mai detto così, esattamente in questo modo. E di nuovo un blocco casuale, esattamente vicino. Poi lo ricopriamo qua. Esattamente sotto il blocco, esattamente qua, ci mettiamo la soul soil, la terra delle anime, non la sabbia delle anime, attenzione. Accanto ci mettiamo l'obsidian, cioè l'ossidiana per quello in italiano, ossidiana, esattamente qui, e così, sì, adesso è così la farm. Qua si formerà il basalto, che può anche essere servito per arredare o cose simili. Si prende un secchio di lava e si mette esattamente in questo blocco qui. Adesso il mio scenderà, suppongo, quindi noi lo chiudiamo e qua si formerà il basalto. Qua potete fare tutta la struttura che volete, decidetela voi. E andrà super, super funzionante. Quindi la farm è questa. Quindi qua gabbiette con la lava, qua il ghiaccio, qua l'ossidiana e qua dietro qua sotto, scusate, la soul soil. E la farm è finita, veramente semplice, mi servono veramente pochissime cose ed è super funzionante. Niente, che dire. Queste due farm erano veramente semplici, ma veramente super efficienti. Andiamo a vedere in quanto ha prodotto questa qua. Siamo già a un stack 54, quindi farm di meloni, coltivate davanti,
di fianco e da dietro, esattamente così, e far di basalto così. Ovviamente grezzo, non levigato, però è così. Davanti, da lato destro, lato sinistro, scusate, da dietro e da lato destro. Che dire? Grazie per la visione, un bel like se vi è piaciuto questo video. Prossimo video di Minecraft lo vedete per alcune buildaxe che forse non conoscevate, per arredare le vostre case. Per adesso accontentatevi di queste bellissime e utilissime farm. Un bel like, con ogni video che voglio, che siamo ben vicini ai 600 iscritti, spero anche di arrivare ai 1000 entro poco tempo. Vi ringrazio veramente e niente. Spero che continuate a dare questo sostegno, diciamo, a Minecraft, perché non contavo mai di portarlo tanto. Ho visto che vi piace veramente tanto. E niente, grazie a tutti per aver visto il video, con il video, come ho detto, e buon divertimento con queste fantastiche farm. Ciao ciao!